Ciao e un super benvenuto sul nuovo videocorso del taglio femminile avanzato. Ti posso dire che questo videocorso è una continuazione del primo videocorso del taglio femminile sul nostro sito, quindi è una continuazione delle quattro forme di taglio. Come si articolerà questo nuovo videocorso del taglio femminile avanzato? Beh, come il resto dei nostri videocorsi, il taglio femminile avanzato verrà sviluppato in due capitoli, in due macro capitoli. La prima parte verrà dedicata alla teoria. Vedremo insieme attraverso il podcast, quindi un documento audiovisivo, dove ti commenterò tutti i contenuti, ok? Quindi andremo a focalizzarci sulla parte teorica, dove ti spiegherò passo passo quelli che saranno poi i risultati che dovremo ottenere nella seconda parte, che sarà ovviamente la parte pratica, d'accordo? Cosa imparerai in questo videocorso? Nella prima fase di questo videocorso vedremo una nuova tecnica di taglio già consolidata nel taglio maschile, ovvero il taglio planare. Nel taglio maschile abbiamo usato questa tecnica per realizzare il famoso taglio alla Marines o taglio black, cosiddetto. Invece nel taglio femminile la useremo per realizzare delle forme di scalatura alternative molto particolari. E la stessa tecnica la useremo in tre versioni: nella versione orizzontale, ok, nella versione verticale e nella versione diagonale. Quindi ti farò vedere la stessa tecnica, come si può sviluppare nelle tre linee diverse, quindi orizzontale, verticale e diagonale, realizzando degli scalati comunque particolari, d'accordo? Con risultati decisamente diversi. Successivamente, andando avanti, andiamo a sviluppare una nuova seconda tecnica di taglio, che è la graduazione progressiva. Quindi la graduazione l'abbiamo comunque consolidata per quanto riguarda il taglio femminile, così sulle quattro forme di taglio. Adesso vedremo però la graduazione progressiva. Non è una tecnica di taglio molto usata, però si può associare alle altre tecniche per realizzare delle forme di taglio molto particolari ed eccentriche. Una successiva tecnica di taglio, restando sempre nell'argomento di graduazione, sarà la tecnica di graduazione parallela, ok? Quindi tecnica di graduazione progressiva e graduazione parallela. Questi due metodi di taglio sono fondamentali per darti la possibilità di giungere ad una buona capacità stilistica. Andando avanti, poi inizieremo ad entrare nella parte più creativa del videocorso. Perché? Perché inizieremo a realizzare i primi tagli composti. Io uso questa parola, questo termine composti, perché quello che abbiamo imparato con le tecniche di taglio femminile base, o le quattro forme di taglio, e prenderemo queste quattro forme di taglio, le aggiungeremo a quelle che stiamo imparando adesso e inizieremo a creare quelle che sono le composizioni creative per creare o per realizzare nuovi stili di taglio, quindi nuove forme di taglio. Prenderemo, che ne so, la tecnica di graduazione, la tecnica di taglio planare, la tecnica strati uniformi, le metteremo insieme, realizzeremo una forma di taglio composta dove ci sono più tecniche di taglio messe insieme, creeremo dei nuovi stili. Questi nuovi stili di taglio, quindi queste forme di taglio composte, le vedremo un po' in tutte le salse, un po' corte, un po' medie e un po' lunghe, quindi più associazioni di taglio, se preferisci, nella versione media, corta e lunga. Nel proseguo, mentre realizzeremo queste composizioni di taglio, aggiungerò degli strumenti nuovi, quindi vedrai un po' dei tagli realizzati con lo sfilzino. Ti insegnerò cos'è lo sfilzino, come si cambia una lama ad uno sfilzino e come si usa, come si può usare nelle varie modalità. Ti farò vedere quella che è la tecnica con forbici a denti, forbici dentate o ziglinate, come le vuoi chiamare, e ti spiegherò quando usare queste forbici, perché sono molto utili e sono un valido supporto soprattutto nel realizzare delle forme stilistiche, d'accordo? Poi ti farò vedere anche un po' di macchinetta, perché anche per la donna può essere realizzato un taglio
rigorosamente tutto a macchinetta, soprattutto se è una forma di taglio corta o una forma di taglio solida, si può realizzare tutto a macchinetta. Quindi tutte queste piccole sfumature le inseriremo mentre realizzeremo queste nuove tecniche di taglio. Ovviamente tutto rigorosamente associato a degli schemi, ok? Ti farò vedere immagini, schemi, e delle animazioni mentre vado a realizzare i tagli e dei grafici che ti aiuteranno a capire meglio quella che è lo sviluppo creativo del lavoro, insomma, nel complesso a 360 gradi. Cosa faremo comunque prima di realizzare tutto questo lavoro? Partiremo sempre comunque realizzando prima un disegno a tre dimensioni su una testina da disegno solida. Tu avrai a disposizione le tue schede tecniche, così le ho nominate, dove potrai realizzare il tuo disegno e poi sviluppare il taglio. Questa fase è molto importante perché ti aiuta a comprendere e a capire meglio quello che sarà poi lo sviluppo pratico del taglio, perché la mente ha bisogno di più stimoli per memorizzare un qualcosa. Quindi avremo lo stimolo visivo, lo stimolo uditivo, perché io ti commenterò in continuazione tutto quello che vado a sviluppare, e poi anche il tatto, insomma, anche riuscire a disegnare, se non in maniera perfetta, quello che sarà lo schema di taglio ti aiuta molto a memorizzare meglio e ad apprendere meglio quelle che saranno poi le fasi di sviluppo finale di un qualsiasi taglio, di una qualsiasi forma. Penso e credo di averti detto tutto, ok? E mi accingo e mi preparo ad aprire il sipario a questo nuovo e spero entusiasmante videocorso del taglio femminile avanzato. Io sono pronto, penso che tu sia anche pronto o pronta, per cui mettiamoci subito al lavoro. Ci vediamo tra qualche istante. Ciao ciao, a dopo.